in questo numero di AgriFood Magazine. Passi avanti sulla nuova PAC, ma un pieno accordo non è ancora stato raggiunto. Ferrero, nuova acquisizione nel Regno Unito. Too Good To Go lancia l'etichetta consapevole. Accordo tra Campus Biomedico e Istituto Garibaldi su agricoltura e alimentazione. Conciliare sostenibilità economica e quella ambientale è l'obiettivo del governo italiano sulla nuova politica agricola comune dell'Unione Europea. Al Consiglio UE dei Ministri dell'Agricoltura e della Pesca, che si è svolto a Bruxelles, si sono fatti dei passi avanti, ma ancora un pieno accordo tra Stati membri, Parlamento europeo e Commissione non è stato raggiunto. Si è deciso quindi di rinviare i colloqui alla prossima riunione in programma a giugno. Io credo che sia necessario che ciascuno Stato membro, il Parlamento e la Commissione, per quanto di sua competenza, facciano dei passi indietro per farne alcuni avanti tutti assieme. È necessario chiudere l'accordo sulla nuova PAC post 2020, è necessario comprendere le esigenze dei sistemi agricoli dei diversi stati, è necessario fare uno sforzo sull'architettura verde ed è necessario fare uno sforzo sulla condizionalità sociale, che sono i due elementi che sono ancora in discussione. Una società affiliata a Ferrero ha annunciato un accordo definitivo in base al quale acquisirà Barton Biscuit Company dal fondo Ontario Teacher Pension Plan Board. Barton's impiega circa 2.000 persone nei 6 stabilimenti di produzione presenti nel Regno Unito e ha generato un fatturato di oltre 275 milioni di sterline negli ultimi 12 mesi. Nell'ambito dell'operazione, la società affiliata a Ferrero rileverà 6 stabilimenti di produzione nel Regno Unito e prevede di aumentare l'offerta di prodotti nel mercato dei biscotti a seguito anche delle precedenti acquisizioni di Delacroix, Kelsen Group e Fox. Il 63% degli italiani non conosce la differenza tra la data di scadenza e il termine minimo di conservazione, contribuendo così al 10% dello spreco alimentare in Europa dovuto all'errata interpretazione delle diciture. Partendo da questi dati, Too Good To Go, app contro gli sprechi alimentari, lancia anche in Italia l'etichetta consapevole. Il progetto, realizzato in collaborazione con altri partner, intende implementare su alcuni prodotti un'ulteriore dicitura e dei pittogrammi che spieghino al consumatore che dopo la data preferibile il prodotto non è da gettare indiscriminatamente, ma ne vanno verificate le condizioni anche attraverso i propri sensi. Ad oggi sono 9 milioni le tonnellate di cibo sprecate ogni anno in Europa dovute all'errata interpretazione della dicitura, che equivalgono a più di 22 milioni di tonnellate di CO2 immesse nell'atmosfera. L'Università Campus Biomedico di Roma e l'Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi avviano un percorso comune per sviluppare formazione, innovazione e ricerca in uno degli asset più consistenti del Made in Italy, l'agricoltura e l'alimentazione. L'accordo triennale tra le due realtà, ma che potrà coinvolgere in futuro altri soggetti pubblici e privati, è focalizzato su tematiche quali la sensoristica avanzata e l'intelligenza artificiale per l'agricoltura di precisione, nutracetica e nutrizione di precisione per la medicina preventiva, tecnologie di automazione avanzata per la filiera agroalimentare, resilienza ai cambiamenti climatici, nonché sulla partecipazione congiunta a progetti nazionali e internazionali su formazione e ricerca.